l'organo antico, lo sto suonando adesso. Sono forte. Mentre il suono del principale dell'opera del 1800 sono più battato. Sentite, da dietro. Comunque nell'opera ci sono tanti. Quello che ha sentito i flauti, quello che ho fatto sentire prima. No, qua non c'è niente. Ci stava il coro. Lo stesso flauto dell'Ottocento. Ecco, vedete, adesso mi manca che sono le ore. Sono anche in alto, la parte alta lì. Vedete che si alzano? Ecco, avete visto che questi qua sono vari magici e qua comandano perché alimentano 3300 cani, perché 3300 sono in questa parte qui e un migliaio invece nell'altro organo che vedremo tra poco. Sia quella parte del 1800 che c'è lì dietro, sia quella che abbiamo appena visto, quella parte più antica. La parte più antica è comandata dall'ultima tastiera qua in alto. Da notare che a Parma è l'unico organo che ha quattro tastiere, questo, perché San Giovanni, Corpus Domini, San Vitale ne hanno tre, che sono gli altri grossi della città. E come ho detto prima, 4300 canne. La parte più grossa è quella del 1800 che abbiamo visto subito per prima. Nel 1970, oltre a, diciamo, a ripristinare quello che era un catapasso totale, hanno aggiunto delle altre canne all'interno di quello dell'Ottocento. E così è diventato un organo, un signor organo, insomma, perché in effetti un organo 4300 canne è un organo proprio da concerto. E ci sono registri che vanno, non so, tipo delle trombe, flauti, oboe, bombarde, che sono tipo il basso tuba della banda. Quei tromboni con quel grosso imbuto sopra, no? E poi dopo i registri caratteristici che ha qualsiasi organo a canne. Diciamo che poi, come una grande orchestra, più ovviamente ha soprattutto i suoni della orga. Adesso, tanto per farvi sentire, vari... prima abbiamo, cioè adesso abbiamo suonato quello da sopra, che lo suono anche da qui. Sentite che sta suonando quello, eh? Lo stesso suono però dell'organo che c'è dietro, che però parliamo di tre secoli più tardi, è più dolce, più avvattato, perché è dell'epoca romantica dell'organo. Abbiamo parlato prima di flauti, ve li faccio sentire ancora. Gli stessi flauti dell'Ottocento. Questo basta da tutto. Abbiamo le trombe. Sembra differenza tra quello
Sì, poi sentiamo l'organo che c'è per esempio il Duomo di Milano, che era scappato di Kiev, perché porta con 16.000 canne il Duomo di Milano. Quindi, poi, no, queste sono combinazioni interne che attaccano queste qui, ma sempre sono un coro di cauta. Qual è il brano per organo più conosciuto di tutti? Non sapete dire? Tema, mi accenna l'Ave Maria poi. Questa è sempre la fuga. L'Ave Maria prima. Un accenno personale, mi piace. No, Schubert, quella di. No, va bene.